Buonasera, grazie per esservi connessi a questo terzo appuntamento. Innanzitutto mi presento, sono Luca Giulio, sono responsabile marketing per la parte di apparecchiature per GE Healthcare. Vi ho detto, questo è il terzo appuntamento di una serie di webinar che abbiamo dedicato all'imaging senologico. Abbiamo iniziato 2 settimane fa con l'aiuto del dottor Pennisi e il dottor Schiaffino che hanno illustrato l'utilizzo del sistema ABUS in ambiente screening, soprattutto in possibile utilizzo in ambiente screening, soprattutto per segni densi. Settimana scorsa abbiamo chiesto al professor Moschetta dal Policlinico di Bari di condividere la sua esperienza con il nostro sistema innovativo di biopsia guidata in tomosintesi, isodose, integrato e motorizzato. E oggi abbiamo deciso di dedicare questo nostro ultimo appuntamento dedicato interamente alla CESMA, che ormai tutti sanno di questa applicazione, che siamo quasi arrivati al decennale di introduzione proprio sul mercato. E abbiamo, dopo, nonostante dopo 10 anni, abbiamo ancora delle novità. E abbiamo chiesto, come potete vedere, aiuto alla dottoressa Valentina Iotti dall'azienda ospedaliera Santa Maria Nuova di Reggio Emilia di parlare inizialmente dell'utilizzo del mezzo di contrasto che finalmente è stato validato da AIFA proprio l'anno scorso. Ad oggi abbiamo soltanto un mezzo di contrasto validato da AIFA per utilizzo in CESM. E potete vedere anche, ringraziamo il dottor Alcantara, che invece condividerà la sua esperienza con il sistema di biopsia guidato in CESM. È una nostra soluzione che stiamo mettendo a punto, non è ancora commercialmente disponibile, ma ci auspichiamo che lo sarà entro fine anno e lui condividerà questa sua esperienza e tra i pochissimi ad utilizzarla in Europa. Prima di iniziare, giusto una notizia appunto di servizio, al termine delle 2 relazioni che dovrebbero in totale prendere all'incirca 55, massimo 60 minuti, daremo la possibilità a tutti quanti di porre le domande direttamente ai nostri esperti con una doppia modalità, o tramite chat, la vedete sulla destra dello schermo, potete porre la domanda che verrà poi letta ai nostri esperti, oppure potete cliccare sull'icona della mano. E vi sarà della nostra regia, darà la possibilità di aprire il vostro microfono e porre live a voce la domanda a uno o a entrambi gli esperti. A questo punto io lascerei la parola alla dottoressa Iotti, che inizia a parlarci appunto del mezzo di contrasto in CESM e sentiremo poi il dottor Alcantara e noi ci risentiremo e ci rivedremo alla fine per le domande. Grazie. Grazie, dottoressa. Grazie mille a voi, buonasera a tutti. Spengo la telecamera così lasciamo la scena alla presentazione stessa, che così le immagini sono un pochino più chiare. Eccoci. Vi presento l'esperienza che abbiamo a Reggio Emilia e nella nostra provincia con questa metodica già da parecchi anni. La nostra... Aspettate, provo ad andare avanti. Ok. Tutto è iniziato nel 2012, quindi un po' di esperienza in effetti l'abbiamo, grazie ad un trial clinico dove abbiamo comparato la mammografia con contrasto alla risonanza magnetica nel valutare l'efficacia del trattamento della chemioterapia neoadiuvante. Questo ci ha consentito di partire in un ambiente tra virgolette protetto, cioè lo studio ci ha consentito di stipulare una sorta di assicurazione perché somministrare un mezzo di contrasto al di fuori dell'attacco, un mezzo di contrasto iodato, pareva cosa folle, nonostante vedremo che nulla cambia sostanzialmente. Ma vediamo che dopo una timidezza iniziale, legata soprattutto al vincolo di rimanere all'interno di questo studio, l'utilizzo è crescente. Vedete, il 2020 è un attimo stato inficiato dal lockdown, ecco, però confidiamo di ricominciare presto, perché non la stiamo solo utilizzando nello studio della chemio neoadiuvante, ma anche come problem solving e nelle stadiazioni preoperatorie, tanto che a oggi oltre la metà, il 60% delle mammografie con contrasto che facciamo sono proprio di stadiazione preoperatoria. Un altro campo di applicazione è lo screening nei pazienti a rischio medio-alto, di cui non ho una personale esperienza, ma che il gruppo di Padova sta portando avanti con coraggio e ottimi risultati. Noi siamo una provincia piccolina, tutto sommato, nel nord Italia, ma abbiamo veramente la fortuna di avere 11 mammografi identici, sparsi
sparse per tutta la provincia. Uno nuovo, in Prestina, abbiamo a Santa Maria Nuova, qui l'ospedale di Reggio Emilia, dove sono io. È interessante perché sono tutti i mammografi sono collegati attraverso RIS e PACS, che ci permette di ottenere e ottimizzare i dati in modo estremamente omogeneo. A oggi tutti i mammografi hanno la tomosintesi e quattro hanno anche l'opzione CESM, come vedete ben distribuiti nella superficie della provincia, dalla parte più a nord fino alle colline, che permette di avere fondamentalmente quattro centri praticamente completi. Il Reggio, come vi dicevo, è l'ospedale principale dove abbiamo quattro mammografi, con anche quel sistema di biopsie tomoguidate di cui si parlava la volta scorsa, che rimane oggettivamente una meraviglia. Abbiamo anche due risonanze magnetiche, il che non ha ridotto l'utilizzo della CESM, anzi, essendo in perenne lotta con neuroradiologi e radiologi body per ottenere qualche seduta, in realtà l'introduzione della CESM ha anche proprio concesso più spazi macchine per altri esami che non avevano alternative altrettanto valide. Così gli ospedali più piccoli, come può essere Guastalla, vedete il quantitativo di esami effettuati che più o meno ha lo stesso andamento, e così Scandiano, tutte situazioni dove c'è la risonanza magnetica, mentre quella più particolare, appunto, il piccolo ospedale che c'è a Castelnuovo Monti, che appunto è nei monti, quindi non ha una risonanza per la mammella, e lì abbiamo iniziato solo dall'anno scorso, ma ovviamente c'è un utilizzo molto importante perché appunto consente anche nei piccoli centri di avere uno studio con mezzo di contrasto preoperatorio. Cos'è la mammografia con mezzo di contrasto? Cioè, com'è possibile che da un'immagine così riusciamo a vedere in modo così nitido la vascolarizzazione alterata del tumore? Di per sé è una metodica dual energy che semplicemente sfrutta la differenza del coefficiente di attenuazione dello iodio. Vuol dire che dopo la somministrazione di mezzo di contrasto, per ogni singola compressione della mammella, viene erogata automaticamente una doppia esposizione, una a bassa energia e una ad alta energia, superiore al coefficiente di attenuazione dello iodio, il che in totale porta ad una dose lievemente superiore rispetto a quella di una mammografia digitale normale, ma comunque all'interno dei limiti suggeriti dall'EURES. Dicevamo dopo somministrazione di mezzo di contrasto. Allora, vedete che è esattamente tutto come in TAC, cioè è un mezzo di contrasto iodato che richiede quindi un digiuno da 6 ore, la valutazione della creatininemia, viene effettuata con un sistema automatizzato, il dosaggio di 1,5 mg per chilo, ad una velocità di circa 2,5, sì, sembra che l'ottimale sia 3 millilitri al secondo, noi usiamo 2,5. E poi seguito dal bolus chaser, quindi la fisiologica. La novità è che, come vi dicevo, noi abbiamo iniziato in regime protetto da un'assicurazione, perché pareva follia utilizzare il mezzo di contrasto nello studio della mammella, al di fuori della TAC, anche se mi sembra che faccia parte del corpo la mammella, insomma non vorrei sbagliarmi, ma di fatto c'è stato bisogno di attendere fino a settembre dell'anno scorso per avere un riconoscimento ufficiale, quindi non più l'utilizzo del mezzo di contrasto iodato off-label, ma finalmente lo IOXOLO viene riconosciuto e questo veramente ci permette di dormire sonni più tranquilli. Dopo aver somministrato il mezzo di contrasto, si attendono 2 minuti, dopodiché si effettua una normalissima mammografia, perché come vi dicevo, in realtà è la macchina che automaticamente somministra questa doppia erogazione di energia. Non c'è una sequenza migliore di acquisizione. In realtà, quando l'esame è bilaterale, noi diciamo ai nostri tecnici fate come siete abituati, perché ognuno ha una sua mano, ognuno ha una sua abitudine ed è bene lasciarla, perché appunto non è dimostrato che il mezzo di contrasto sia particolarmente evidente o poi scompaia. Scompare sì dopo circa 10 minuti ed è un tempo lungo tutto sommato perché io aspetto 2 minuti iniziali, in circa 6-7 minuti riesco a completare la mammografia normale e ho altro tempo per effettuare eventuali compressioni mirate su zone sospette o che mi incuriosiscono,
possa effettuare una proiezione laterale, casomai le calcificazioni siano una degli elementi che vado a studiare, e questo permette anche una valutazione squisitamente soggettiva anche di una eventuale variazione temporale dell'enasmo. Quindi io ho 10 minuti per ottenere delle immagini. È stato pubblicato recentemente questa revisione dal gruppo di Sardanelli di Milano, molto interessante perché tra le varie appunto caratteristiche più di tecnica della CESM parla anche delle reazioni avverse al mezzo di contrasto, che sono veramente poche. Vediamo, le severe sono uno 0,007%, quindi ecco, è una metodica che si conferma essere veramente sicura. Cosa ottengo? Dicevamo prima. Ottengo un'immagine a bassa energia e un'immagine ricombinata. L'immagine a bassa energia è assolutamente sovrapponibile ad una mammografia. Questo è importante perché ci sono alcuni centri in Europa, ad esempio, dove vi è una valutazione della creatininemia un pochino più sportiva, diciamo, anche con i test rapidi con la puntura del dito, che consentono di effettuare la CESM come primo esame, ad esempio, nelle donne sintomatiche. Arrivano massa al seno, piuttosto che effettuare e la mammografia e successivamente una mammografia con mezzo di contrasto, alcuni studi hanno dimostrato l'importanza di effettuare direttamente una valutazione con contrasto. Cosa ottengo? Dicevamo una valutazione sì soggettiva, perché a differenza della risonanza magnetica, dove tanto è calcolabile e abbiamo anche un conforto numerico quando andiamo ad esaminare le prese di contrasto, noi ci dobbiamo basare solamente sulla qualità. In questo caso, ad esempio, è uno dei pazienti del nostro studio, quindi chemioterapia neoadiuvante vuol dire grandi tumori. Però quando vediamo questa immagine, l'occhio probabilmente cade su questa opacità, tutto sommato a margini irregolari, ma i tripli negativi non sono così diversi. Somministro il mezzo di contrasto e, sorpresa, in realtà l'area sospetta era questa area meno strutturata rispetto invece ad un piccolo fibroadenoma che ha nullo o molto debole enhancement. E se noi abbiamo avuto la fortuna di iniziare con il supporto della risonanza magnetica, e questo ci ha confermato man mano negli anni che in realtà i reperti sono veramente sovrapponibili, non quantificabili numericamente, dicevamo, ma veramente è la stessa, sia nella malignità che nella benignità per quanto riguarda l'intensità dell'impregnazione contrastografica. Questo è un po' il campo con cui noi abbiamo imparato a usare la mammografia con contrasto, cioè non tanto come il tumore compare, ma come scompare col tempo. Ed è un capitolo molto interessante, molto affascinante, di cui purtroppo stasera non possiamo entrare nei dettagli, però è stato, come dire, un modo di iniziare privilegiato, perché non siamo dovuti impazzire a vedere tumori come poteva essere la diagnosi differenziale tra noduli benigni e maligni. Avevamo una malignità comprovata e abbiamo avuto, ecco, l'opportunità di vedere progressivamente come questa mutava dopo la somministrazione di contrasto. E come vi dicevo, il confronto con la risonanza magnetica fatta passo passo ci ha veramente rasserenato tanto, perché le immagini sono sostanzialmente sovrapponibili, sia nel definire le risposte complete che queste piccole residui di neoplasia. Anche una delle novità più grandi, ecco, soprattutto nel monitoraggio della chemio neoadiuvante, è stata la possibilità di una correlazione diretta anche con le calcificazioni, cosa che in risonanza magnetica non è così diretta, cioè là si vede l'enhancement in risonanza, poi bisogna fare una mammografia per vedere le calcificazioni e più o meno ci si muove a quadranti. In questo caso invece la correlazione è assolutamente immediata e molto precisa. Altro campo di applicazione, abbiamo detto, il cosiddetto problem solving. Uno dei problemi anche nella pratica clinica ci troviamo ad affrontare, ad esempio, è lo studio delle cicatrici. In questo caso la signora aveva sentito un pallino e abbiamo con sorpresa, ecco, constatato che la cicatrice, nonostante fosse un po' retraente e non particolarmente bella, aveva solo un po' di strato necrosi, mentre la sorpresa era adiacente in questo piccolissimo
tumore di 5 mm, un carcinoma duttale infiltrante. Altro concetto di problem solving, questo è vita vera vissuta veramente l'altro giorno in ambulatorio, ovvero una signora con ancora un residuo spirito sessantottino che diceva il corpo è mio e decido io fondamentalmente, poi anche ferita giustamente da un'esperienza già di tumore alla mammella, quando è venuta a fare il controllo diciamo che qua già si vedeva una zona un pochino distorsiva. Chissà la cicatrice è molto vicino, chissà se è direttamente connessa, faccio l'ecografia. L'ecografia fa vedere quello sbarramento acustico tipico delle cicatrici, attorno a cui però c'era anche questa zona. Il Doppler, casomai desse qualche conforto ogni tanto, qua non mi faceva vedere assolutamente nulla, al che ho timidamente provato a convincere la signora a fare una biopsia. E mi ha detto assolutamente no, allora almeno una tomosintesi, assolutamente no. Allora ho giocato la carta finale e ho detto va bene, facciamo solo un esame, ci mettiamo d'accordo prima, così non c'è trucco, non c'è inganno, se facciamo questo esame dove somministro un po' di mezzo di contrasto e le rifaccio solo una mammografia e lei vede un pochino di bianco, allora mi autorizza a fare la biopsia. Va bene. Ha accettato la sfida e si è dovuta arrendere alla presenza in effetti di questa di quest'area di enhancement che poi è stata finalmente, grazie a Dio, biopsiata e ha svelato essere un carcinoma duttale infiltrante. Concludo con appunto l'ultimo campo di applicazione che è quello della stadiazione preoperatoria. La CESM è veramente facile da utilizzare, tempi rapidi, abbiamo visto 10 minuti, sia nella definizione dei margini tumorali che nella definizione di multicentricità e multifocalità può dire la sua. Come ad esempio in questo caso, mammella apocalittica, dove l'intuito dice dove pungo qualcosa trovo, e in effetti è vero, perché è un tumore bilaterale, abbiamo sia una componente in situ che una componente infiltrante, estesa a entrambe le mammelle, che permette di fare una valutazione preoperatoria diciamo più consapevole. Infine, questo è un caso un po' particolare che fa da sponda a quanto ci introdurrà, di quanto ci parlerà il dottor Alcantara, perché è stato uno dei casi in cui veramente tanto avremmo voluto avere già un sistema di biopsie CESM guidata, cosa che sta diventando realtà adesso. Ecco, quindi anch'io sono molto curiosa di sentire e le buone notizie che ci porta il dottor Alcantara. Questa è una donna che viene perché si sentiva una massa a sinistra, in sede superocentrale, e noi vediamo che in effetti qualcosina c'è, ai limiti del campo di vista, ricordiamo che rimane una mammografia, quindi con i limiti intrinseci. E questo ecograficamente ben visibile, era pure palpabile, quindi abbiamo fatto diagnosi facilmente di carcinoma lobulare infiltrante, ma sappiamo quanto subdoli sono i lobulari e allo stesso tempo dall'altra parte c'era questo enhancement molto molto fine, molto tenue, che non vi lascio in sospeso, in realtà aveva anche un corrispettivo ecografico, una seconda biopsia ha dimostrato essere anche questo un lobulare infiltrante. Ma vi faccio vedere che non è così facile riuscire a riconoscere questo nell'immagine a bassa energia, perché si trova esattamente nel contesto di quel tessuto adiposo dove si vedono sì qualche tralcio ma nulla di più. È stata veramente bravissima la mia collega a credere che quello fosse un enhancement, a credere che anche se così debole fosse qualcosa di sospetto, e a cercare qualunque cosa potesse vagamente assomigliare in ecografia e a trovarlo. Ma, ripeto, se avessimo avuto la possibilità di un sistema di puntamento CES guidato, ecco, saremmo stati un pochino più sereni. E questo quindi è possibile adesso, quindi molto felicemente ascoltiamo quello che ha da dirci il dottor Alcantara e vi ringrazio molto dell'attenzione. Benissimo, stavo dicendo, ringraziamo ancora la dottoressa Valentina Iotti per
la sua presentazione, come ha detto anche lei. Adesso passiamo la parola al dottor Rodriguez Alcantara, direttamente da Barcellona, dall'Ospedale del Mar, che parlerà della sua esperienza iniziale di biopsia guidata CESM. Dottor Alcantara, the stage is yours. Purtroppo il dottor Alcantara non parla italiano, quindi la sua presentazione sarà in inglese. Dottor Alcantara. Thank you. Can you see everything all right there? Yes. Okay, so let's begin. Good afternoon to everybody. First of all, I would like to thank for the invitation to participate in this excellent webinar. My presentation is entitled CSM Guided Biopsy. This is our initial experience in Hospital del Mar. I had the opportunity to perform some procedures using this technique since last October 2019 under clinical validation and together with other great centers in the world. In the next 20 minutes, 20 to 25 minutes, I will briefly review some information on image-guided breast interventions. I will also take a close look on the MRI-only lesions, introduce the concept of functional breast imaging and also enhancing only lesions, and go through our initial experience in the Hospital del Mar, talk about CSM-guided biopsy principles, suggested workflow, and wrap up with some tips and tricks and summary with the highlights of the presentation. This is my hospital. I work in Hospital del Mar. This is our investigation center. In the last year, we performed around 24,000 mammos, including the screening program, and 427 contrast mammos. We are working with this technique since 2016, and so far we have 1,600. And overall, we diagnosed 302 cases of breast cancer last year. We are not a very big hospital. Barcelona has at least 6 hospitals in the same area. So we have this amount of breast cancer per year. Have a take a close look to the image-guided breast interventions panel that I bring to you. This is the panel that we have so far. It's very simple. Image guidance for breast lesions is quite simple. For an ultrasound, passing through calcifications for stereo, calcifications, stereo with distortions for the DVT, and ending up with the MRI-only lesions that so far is accessible by MRI biopsy. So what specifically is the MRI-only lesions? Strictly, when we talk about MRI-only lesions, we are describing findings detected by MRI with a classification as suspicious, at least a bias 4, and that are not visible by other imaging techniques. The overall detection rate, keep this data, of additional disease, not only cancer, by MRI is around 16 to 20%. Those lesions that you find with MRI, they can be found on second look ultrasound in up to 50 to 60% of the time. In 33% of the cases with no previous criteria of suspicious, which means that it's not easy to detect in the first approach. If we're talking about mass enhancement, the detection rate is higher, around 58%. If we talk about non-mass enhancement, this is decreased a little bit to 37%, if it's even lower for the focus. And also, it's more likely to have a successful second look ultrasound in an homogeneous and a small breast. If we consider hidden cancers, not visible by other techniques, the true acute cancer lesions, the detection rate falls to 6.2 for multifocal and to 3.1 for contralateral. Also, breast density CRD, invasive lobular cancer, and hormone receptor positive are associated with additional cancer demonstrated by MRI-guided biopsy. So this is important. MRI-only lesions have a malignancy rate of 22 to 33% of the cases.
So those lesions must be evaluated histologically if you cannot downgrade with the ultrasound. I do not have specific data about Barcelona or even Spain, but we all know that MRI-guided biopsy is not broadly available. Is that we have this paper for a survey from the USOBI that they observed that only 1/3 of the participants of the survey have MRI biopsy, and half of them were in an academic setting. It's a very not very available. And this about MRI guidance. But what about CSM? What about CSM only lesions? The first thing is that MRI and CSM now are the main functional imaging modalities. So we're talking about not only morphological, but modalities that are able to show neovascularization. And there are no specific data regarding the rate of acute lesions detected only by CSM right now. But we know that CSM has a higher sensitivity than FDM, even in women with dense breasts, with a sensitivity similar to MRI. Another point, there is a good agreement between tumor size and CSM and MRI. They are described in literature. And also, we have to think that more than this, enhancing lesions on CSM can be reviewed at the moment, different from MRI. So you can check what's the aspect of the image in the low energy, like this. This is a standard full field digital mammo. This is the low energy and this is the recombined. So we can check at the same moment. So increasing the success of the ultrasound. It seems to have a good specificity that maybe it's influenced for a lower BPE with the CSM. And maybe this led to a higher predictive positive value. So these are things that we are investigating, but we can say that the CSM and MRI, both of them show enhancing non-only lesions. So we can change of MRI only to CS to enhancing non-only lesions, lesions that are seen by CSM and MRI. So if we add to the panel that I showed you before, the CSM, so the CSM and the MRI can work together, both techniques to approach enhancing lesions. And I have the freedom to add that you can also approach lesions that are better depicted with contrast, decreasing the false negative and increasing the confidence. So let's take a look at a photo I'm talking about, CSM guided biopsy. The CSM guided biopsy is strictly a stereotactic procedure designed to assess enhancing lesions that cannot be reliably sampled under ultrasound or non-contrast mammo guidance. This is the concept, okay? The procedure itself is similar to a standard stereo biopsy. You have a scout with an additional step of 2 minutes before for the contrast administration. You have the stereo pair, plus and minus 15. Each excision is composed of a low energy, as you can see here, and a high energy exposure. The radiologist can move forward from the low energy to the recombined one. The recombined is the image that you have the contrast uptake information. And then usually you use the recombined image to target the lesion. We have started working with this technique on October, and there was just an Institute Gustave Roussy working with this technique as well under clinical validation. So this is a workflow that we work during these months, and it's not official and it can change. But the first thing is that it's a contrast biopsy. So we should use the contrast. We use the same amount of contrast in volume. Then the diagnostic CSM, we have 2 minutes for this contrast, for the inflow of the contrast in the breast. Meanwhile, we have the positioning by the radiographer. Then we compress and start with the first count. As you can see, you have the low and the high energy or recombined image. And if you have a very good image of the lesion inside the field of view, you can carry on with the stereo plus 15, the stereo pair.
If you have everything right with your triplet, you target, you proceed to anesthesia, and you can introduce the VAD needle. The difference here, in my hospital, we use fire forward device. So we used to do a pre-fire image with CSM in order to see if the needle tip is facing the enhancing lesion. And then we go on with the sampling. And if it's necessary for any reason, we can proceed to, after the sampling, to an X-ray of the sampling and the marker clip of the biopsy bed. 2 points. You can check this clip at the moment with the same compression using a stereo, normal stereo, a tomo, or even a CSM. I don't use to perform this image with CSM because it's more than 10 minutes. There's bleeding, so I use to acquire a DVT for check the clip placement before releasing the patient. Potential indications and advantages. Enhancing lesions, obviously, that cannot be reliably sampled under ultrasound or 2D, 3D guidance. Very good. You have to keep in mind that second look ultrasound sometimes led to equivocal biopsies. It's slowing down the diagnostic process because you have to wait for the histopathology report and increasing anxiety of the patient. So I think that CSM biopsy working well has the potential to improve this targeting precision and decrease the false negative and underestimation rates after surgery. And moreover, it can be a more affordable and faster alternative to MRI-guided biopsy, and this is the hot point. We can talk about limitations of the CSM-guided biopsy, and the limitations are basically the same from CSM and stereo breast biopsy. For example, for the CSM, previous reactions to iodinated basic contrast media, I just have one case that the patient in the diagnostic CSM had minor rash, and she declined to have another one, but it was a minor later rash. So it's something very personal. Breast implants, it's not a contraindication. If you're not able to have Eklund and to extract this implant from the field of view, maybe you're not going to reach a good image. So that's the reason I put it here. And the question of renal function and contrast media, we face those questions. If it's possible to repeat a contrast dose in less than 24 hours, in case I have performed a CSM and I want to do the CSM biopsy the same day, could it be performed the same day? This is from the ACR manual on contrast media. There is not a specific threshold of contrast medium volume beyond which additional contrast media should not be given. So strictly, you are not prohibited to give more contrast for the patient. Attention on high risk, of course. But the point is that under my evaluation program to the board in my hospital, we decide that it's better to schedule the CSM and CSM biopsy in different days. I don't know if it's going to be like this forever, but we're like this now. We schedule for another day. But I know that it's unlikely, I think so, to access additional enhancing lesions in a single procedure, because you have around 10 to 15 minutes of the procedure and you have to add another shot of contrast. So it's unlikely for you to access two lesions. Okay, let's go to case one. This is my first case. It's a 61-year patient with palpable lump in the right breast. It's a woman that has a palpable breast lump. We perform a CSM in our hospital. We use CSM as a first imaging approach for symptomatic patients with suspected breast lump at the physical examination. So with the CSM, it seems a mass with marked enhancement well-defined, located in the lower inner quadrant of the right breast. Also with an additional fossae externally. Both of them ultrasound biopsy and histopathology reports invasive ductal carcinoma. And there was also biopsy proving right axillary affection. In the left breast, there is not clear lesion in the low energy 2D, but is there an additional enhancing fossae at 12 o'clock of 6 millimeters with another one just in the front? This was previous to ultrasound.
we decide to, we thought we saw something, we did a biopsy, this is the marker, and the marker doesn't match at all the lesion. So it was a fail, and the histopathology report is nothing. So we decide to wait for an MRI, to ask for an MRI. The MRI confirmed both affection, breast, right breast and left breast. You can see that in the MRI, there's also a restriction on ADC map. So we offer for the patient, because it coincidentally was the first week of our validation. So we offer, the patient accepted, and it's an upright unit device. So the position is like this. We decided the sitting and horizontal approach. So let's go. This is the software interface, okay? It's more or less the same of the CSM. You have to introduce the data of the contrast, the amount. You can choose from, this is the radiographer screen, touch screen. So you have 2D, 3D CSM. And it's important to highlight here that the workflow for the biopsy is the same for the diagnostic CSM, okay? So before the 2 minutes after contrast administrations, we do not compress because we can spot the contrast uptake. It's important to review the case carefully with the with the radiographer. It's a moment that you have to talk also with the patient to explain everything and to try to figure out where the lesion is located based on the image that you have on your CSM. So here I have my radiographer measuring with a rule where the lesion should be. And this is the first scout. In fact, this is the first scout of the first CSM biopsy that we performed in my hospital. And I show you this detail because the time since injection is 2 minutes and 31 seconds. So considering that you have 2 minutes of waiting, in 31 seconds, my radiographer positioned the patient and performed the, in a very great way, the lesion of interest. So if the lesion is okay, you can go on plus 15 and minus 15. You can move forward between the low energy and the recombined. If the triplet it's okay, you go to the selection of the target, you choose the target, and if everything is right, you send this information. As you can see here, the needle is okay. You send this information to the gantry and go with the anesthesia and antisepsis and everything. Here you can see that the pre-fire, the tip of the needle is facing the enhancing lesion. And so this is the last CSM image that I'm acquiring right now when I'm performing a CSM biopsy. Because after the sampling, I will probably have contamination of the bleeding that has iodinated contrast media. So the lesion is not interest for me anymore. So it's interest for me to have a tip of the needle very well located. In the end of the process, I do a CSM scout, a DBT scout. And with this DBT scout, I can see in this epipolar here that the lesion, that the clip is matching the same level where I sent previously the target. So I can see that the clip is in the place that was intended to be. This before releasing the patient. So this is the post-procedure MAMO. You can see the clip is very good, well located considering the MAMO previous. And this is the result. It was a grade 2 invasive lobular carcinoma. Keep in mind that on the right breast was an invasive ductal carcinoma, HER2 positive. This patient went to neoadjuvant chemo and she has recently underwent the lumpectomy. Okay, it was a very good responder. Some additional cases. This is a 58 years old lady, history of right breast cancer in 2017. We were not quite sure if this asymmetry here, it was increasing, if it was normal.
we asked for a CSM. It was a problem solving tool, and we saw effectively that was enhancing, and the histopathology was a grade 1 IDC. In the left breast, we saw a breast mass, circumscribed, not of suspicion, and stable over the years. But the point here was this no-mass enhancement in the posterior third of the breast, that there's no translation in the 2D or even in the ultrasound. We offer the CSM biopsy. You can see here the plus 15, the minus 15. This is the low energy of the minus 15. There's nothing here. It's not the same. There's just a vessel, but you cannot see here any translation, distortion, anything. So this is the biopsy, and the result was a DCIS of high grade over an area of sclerosing adenosis. The case 3 is an easy case. Is a 51-year-old lady, first mammogram on the screening program. We saw this kind of distortion here. It's very soft. We asked for a CSM, and the CSM showed this lesion. We could not find it clearly by ultrasound. This is the scout. You can see beautifully. There's no other enhancing, just this one. This is the image on low energy. There's not a clear mass. You can see there's two small punctate microcalcifications here. I decided to guide myself. We using the CSM for an optimal sampling. You can see that the calcs, the two of them are there, and the result was a grade 1 IDC. So finishing here, our experience. In Hospital del Mar, we've performed so far 17 cases with 100% target visibility. But I have to confess that we have one or two very faint cases that was tricky, and we took it from some references, but they were successful anyway. Just to say here that even the MRI biopsy, you can have 2 to 4%, even 6% of non-representative or false negative lesions. We always use Tengosh Web Needle. Right now, the positioning, we use more the horizontal approach because we have the C arm, the lateral arm of the Pristina is very easy, it's very good to use. Timing an average of 10 minutes, considering first scout to clip placement, which means that I'm considering the timing of the procedure since I compress and I decompress the patient. So more or less 7 to 15 minutes. With the result that we have so far, it's 29% of malignant, 18% of B3 atypias, and 53% of benign. If you can see, it matched very well this paper from 2014, where you can see the overall rate of malignant of 26, benign 54, and high risk 20%. It's very interesting that it matched. Also, it's interesting for you to look that the lower overall malignant rate is from ultrasound, because of course we use it a lot. No, it's less effective. The VPP from ultrasound is lower. Some tips and tricks. First, do not use iodine-based antiseptics. It doesn't happen with me, but it's clear to see if you use it, you are going to see contrast everywhere. So it's better to use anything else. Wait 2 minutes before breast compression. It doesn't happen in our department, but we know that in some place, if you compress the breast before, or if you keep the breast compressed, you slow the contrast uptake. And sometimes you cannot even have contrast uptake because you avoid the blood to arrive there. Review carefully the case for better approach decision. You have to see if the breast, how is the compressed breast thickness, the lesion localization, if it's necessary a breast spacer, the CSM visibility, more or less like Valentina told us before. Sometimes you can see if the lesion is still enhancing after 7 to 10 minutes using an extra view, a lateral in my case. Use image references for scout like Cox, Calx, the
like the case that I showed you before. Anesthesia, do not use more than necessary. Key is accuracy, not volume. This is very important. You are working with contrast. What happened? It doesn't happen so far, but what could happen if by mistake I cause an hematoma before targeting the lesion? So this can spoil all the procedure. So I use just the necessary amount of anesthesia before the needle, and after, with the needle introduced, I can use through the needle more anesthesia. So I'm trying to avoid this problem. I always use a web needle. Number of samples, I use at least 12. In this work of Schradin from 2016, we can see that she recommended a huge amount, at least 24. There are places with 12, so at least 12 samples. You have to do the best to not to go back to this biopsy again. Clip placement, I prefer through the web needle, the better. I'm not feeling to, after the biopsy, taking the needle and use another device to, because I don't have the references anymore. I have already performed the biopsy, so I prefer through the web needle. So that's it. Some take home messages: when performing imaging guided breast biopsies, use the modality that better shows the lesion. MRI and CSM right now are both functional imaging techniques that we have available. CSM increasing use, at least of 50% of initially acute lesions can be found on secondary look ultrasound. Keep this in mind. The CSM guidance is something that we are seeing that is feasible. Luckily, we will have it available in 1 year or less, and allow us the identification of enhancing lesions not easily depicted in 2D, 3D. It's very fast, accessible, and the targeting is very easy. It's definitely a game changer, in my opinion. Grazie mille. That's all. Benissimo. Thank you very much, Dr. Alcantara. You're welcome. Thank you. Presentation. Adesso apriremmo, abbiamo ancora all'incirca un quarto d'ora, quindi 15 minuti, quindi diamo spazio un po' anche alle domande di chi ci ha ascoltato, giusto così per sfruttare anche la presenza dei nostri esperti. Io, Mariangela, la nostra regista, chiederei magari di dare precedenza a chi ha alzato la mano digitalmente, ovviamente, quindi voi avete la possibilità di cliccare sull'icona della mano e quindi vi si era data la possibilità di parlare direttamente e porre la domanda a uno dei due esperti o a entrambi. C'è sempre la possibilità poi ovviamente di scrivere in chat, e mi sono già arrivate parecchie domande che poi vediamo. Quindi io darei la possibilità a chi vuole porre la domanda, diamo questa precedenza direttamente, se c'è qualcuno, magari giusto per presentarsi all'inizio e poi può porre la domanda anche in italiano, se dovesse essere per il dottor Alcantara, eventualmente la traduco io. Sì, buon pomeriggio a tutti. Vedo una mano alzata del dottor Daniele Ugotari. Se per lei va bene, dottore, le sblocco il microfono così può fare una domanda direttamente ai professori. Dottor Tari? L'abbiamo perso. Io allora inizierei intanto a porre alcune domande che ci sono arrivate. Iniziamo con la dottoressa Iotti. Prima domanda, un esame in CESM, quindi con il mezzo di contrasto in mammografia, è sovrapponibile in termini di specificità alla risonanza magnetica? Provo anche a riattivare la telecamera così ci vediamo. Sovrapponibile, sì, ormai i primi studi che valutavano un'eventuale sovrapponibilità nella misura del diametro della lesione e nel definire il sospetto di benignità e malignità sono fondamentalmente pubblicati nel 2014-2015, e da allora non ci sono grandi dubbi, ecco, che la risonanza magnetica e la CESM abbiano un'ottima corrispondenza. Chiaro che la risonanza magnetica ha un campo di vista leggermente maggiore, come è logico, perché
vede tutto il torace, ovviamente la parte anteriore del torace, e quindi possono esserci alcune lesioni periferiche che sfuggono, ecco. E se vogliamo trovare un altro neo, forse a livello di cavo ascellare, quei linfonodi in mammografia non sempre sono così compresi nel campo di vista, in risonanza ho delle informazioni aggiuntive. Ma sul tessuto mammario di per sé, quando la mammografia è eseguita in modo corretto dal tecnico, quanto si vede è sovrapponibile. Nel bene e nel male, cioè esiste anche con la CESM, per dire, il background parenchymal enhancement, quindi anche la fase del ciclo, per quanto in letteratura sia scritto che non importa, secondo me importa, perché più o meno la dinamica, la farmacocinetica è la stessa, quindi di per sé non ci sono ragionevoli dimostrazioni che con il mezzo di contrasto iodato non conti, ecco. Quindi può essere che alcune lesioni non siano così chiaramente visibili come avviene in risonanza. Ecco, la risonanza magari ha un supporto numerico quando parliamo di curve, ma sappiamo che, per dire, anche i lobulari possono sfuggire da queste logiche numeriche, a volte è più l'intuito del radiologo che riesce a svelare le finezze. Per quanto riguarda le lesioni, come dicevo, più evidenti, ecco, dubbi non ce ne sono. Ma già c'è un po' di storia, qualche anno di storia c'è. Grazie. Ecco, il dottor Tari ha avuto un problema col microfono, però mi ha scritto, quindi io leggo direttamente la domanda. Voleva sapere se è stato, o no, anzi, come è stato avviato il protocollo CESM, se è stato coinvolto il comitato etico e quanto ha il... ecco, se inizialmente può magari scrivermi, cioè, descrivermi queste due domande. Beh, certamente il comitato etico è stato attivato, anzi è stato in realtà un privilegio, ecco, poter iniziare questo tipo di studio tanto tempo fa, quindi non è stato drammatico doverli convincere della bontà della procedura, ripeto, perché al di là di un'autorizzazione che è arrivata oggettivamente adesso, la mammella da sempre, da quando viene fatta l'attacco, è comunque un organo in cui bene o male il contrasto finisce, e come abbiamo visto non sono utilizzate cose strane, cioè una iniezione intravenosa, la pompa è la stessa, la quantità è la stessa, ecco, quindi una volta fatto notare questo, al di là del fatto che la metodica era nuova e quindi ragionevolmente non era presente all'interno dell'etichetta del mezzo di contrasto, però insomma non c'erano neanche utilizzi particolarmente fantasiosi, quindi il comitato etico ha accettato. L'unica questione, ecco, un po' spinosa all'inizio, era l'utilizzo di radiazioni ionizzanti in una popolazione che, dovendo fare una chemioterapia neoadiuvante, necessitava di un controllo all'inizio, durante e alla fine della chemioterapia neoadiuvante. Quindi di fatto le perplessità iniziali erano legate a 3 somministrazioni di radiazioni più che di contrasto nel giro di 6 mesi. In realtà sono pazienti che vanno poi tutti a fare radioterapia, quindi la quantità di radiazione localizzata nella mammografia e nella CESM in questo caso è risultata essere totalmente irrisoria, quindi problemi grandi non ce ne sono stati. Ecco, mi chiedeva sempre che impatto ha avuto il background parenchymal enhancement, cioè il background parenchimale, nella fase diagnostica. Se ha un impatto. Sì, ce l'ha ovviamente. All'inizio noi l'abbiamo vista, appunto, come vi dicevo, nel contesto della chemo neoadiuvante. Abbiamo visto che nel contesto della chemo neoadiuvante la presenza di background è quasi un fattore accolto con gioia, ecco, al di là della diagnosi in sé, perché vuol dire che la mammella è riccamente vascolarizzata ed è quindi plausibile che anche tanto chemioterapico che viene iniettato anche lui per via endovenosa riesce a raggiungere il target, ecco. Quindi disturba la definizione dei margini, ma nel contesto della chemio neoadiuvante non ci ha particolarmente perplesso, anche perché abbiamo visto che poi progressivamente svanisce, quindi quando dovevamo essere precisi e vedere se nell'ultima acquisizione prima della chirurgia
c'era rimasto qualcosa o no, il mezzo di contrasto ormai era solo localizzato nella lesione, il background sparito perché ovviamente le conseguenze ormonali della chemioterapia stessa l'hanno annullato. Poi nella quotidianità abbiamo provato anche a fare delle risonanze per rispondere a questa domanda, ma l'immagine è esattamente sovrapponibile, quindi abbiamo smesso di farci preoccupare dal BPE e ne prendiamo atto e facciamo del nostro meglio. Ecco. Ancora una domanda alla dottoressa Iotti e poi ci spostiamo sul dottor Alcantara. Dottor Alcantara, last question, another question to dottor Iotti and then I come back to you. Qual è la sua esperienza, dottoressa Iotti, qual è la sua esperienza e le indicazioni per analisi su mammelle con protesi in CESM, se per caso ne ha fatte? Non ne ho mai fatte, non ho un'esperienza diretta e ritengo che in questo caso la risonanza sia meglio, se possibile effettuarlo, ovviamente se non ci sono delle controindicazioni che vanno al di là della disponibilità, perché permette anche un'analisi della protesi stessa, cosa che in CESM non è possibile, ecco. Quindi qua la risonanza vince in effetti. Bene, grazie. Dottor, a couple of questions to you. I translate. First, do you apply a different concentration of the contrast media when you do biopsy guided by CSM versus the standard CSM exam? No, I mean, even for the quantity of the contrast media. What happened now is that we were using so far the OmniPay package that is the same that Valentina talked before, but with a presentation of 300 milligrams and with the same doses and with the same speed, 3 milliliters per second. What happened is that I'm starting to see that maybe for this diagnosed CSM, this dose that it's below the recommended 300, it could be okay. It's preferable to use 350, but 300 you can have good images with the diagnostic setting. But maybe for the interventional CSM, for the CSM biopsy, you need this extra iodine contrast. So I'm moving backwards to 350 milligrams per milliliters. What happened in the past is that with 350 and 3 milliliters per second, some patients complained of nausea and feeling of vertigo, and they were complaining a lot with the dose and the speed of 350 milligrams and 3 milliliters per second. This is the standard for CSM. This happened in my practice, so I decided to decrease to 300 and see how it goes, and it goes well. But now I'm coming back to 350 milligrams after talking with Dr. Iotti a couple of weeks ago, and I'm using also 2.5 milliliters per second. So this decrease a little bit this possibly problems related for the patient, but I'm not talking about reactions, it's just the feeling because of the speed use. Okay. But that's the point. Maybe using 350 is the optimal dose as well for the CSM biopsy. Okay, the second question is about if you get any experience in CSM biopsy on microcalcification. Sorry, can you repeat, please? Yeah, if you get any experience, if you apply the CSM biopsy on micro. Yeah, not directly to the micro, because honestly, if you have a very clear group of cluster of microcalcifications of suspicious, you obviously can access them using the DBT or the 2D technique. But I really did one case that was very important. I took it from my presentation because it was too much time in I was consuming too much time. But this case was very interesting because the patient had two vacuum assisted biopsy guided by stereo 3 years ago, negative, two biopsies, and I was seeing some, and she was complaining of something in this breast.
And I decided, okay, I don't think that there's nothing, but let's ask for a CSM. And with the CSM, we saw a very slight enhancement, not on the places where the calcifications really were, but surrounding the biopsy, the previous biopsy. So I used the CSM to go to those areas, and the result was a CDIS of high grade. But focusing not only on the microcalcifications that they were already there, but in the enhancing area. So maybe the CSM guidance, if it's easily available, it will favor you to have a very good approach to the biopsy since the first moment. So you can decrease the risk of false negatives, like was in this case. Okay, thank you very much for your answer. I come back to Dr. Iotti. Let's still use 5-10 minutes, no more. Usiamo ancora 5-10 minuti, abbiamo ancora un po' di domande. Torno alla dottoressa Iotti. Leggo testualmente, considerata la valutazione di tipo qualitativo delle NASMET, ovviamente, quali sono i criteri, se ce ne dovessero essere, se ce ne sono, i criteri differenziali nella CSM tra lesioni benigne e maligne, se ce ne sono? Dottoressa? Ah, il microfono per la dottoressa, perfetto. Non la sentiamo? non potevo disattivarmi. Allora, penso che la mammografia con contrasto abbia imparato tanto dalla risonanza magnetica e soprattutto come semeiotica del contrasto nelle lesioni benigne e maligne. Quindi c'è un interessante articolo di Raja Kamal già appunto del 2015 più o meno, che descrive in modo molto dettagliato le caratteristiche benigne rispetto alle maligne, e sono quelle abbastanza standard, cioè un contrasto particolarmente intenso e più suggestiva di una ricca neovascolarizzazione, quindi più suggestiva di malignità, un contrasto invece più tenue o assente addirittura nel contesto di una opacità visibile nell'immagine a bassa energia, più indicativo di benignità, così come la definizione dei margini, se ben definiti o più sfumati, addirittura spiculati. Ecco, diciamo che come semeiotica è molto sovrapponibile a quanto già pubblicato e ampiamente discusso in risonanza magnetica. Si trovano facilmente degli articoli che lo definiscono magari nel dettaglio. Ecco, poi è logico che alcuni inganni ci sono sempre, penso ai tripli negativi che capita, compaiono come masse perfettamente rotonde a margini ben definiti, ma l'intensità dell'enhancement può portare, ecco, a essere l'unico elemento che può indurre un sospetto. Chiaro che non ho una, come dire, confronto diretto spesso nella stessa mammella tra una lesione benigna e maligna, per cui posso dire ma questa è più bella, quella è più brutta. Ecco, ogni caso merita un'integrazione dell'immagine. CESM sicuramente bassa energia ed alta energia già dà un quadro più, come dire, direttamente correlato rispetto a quello che può essere un enhancement della risonanza confrontato con la mammografia. Perché come abbiamo visto lo vediamo esattamente sovrapposto, enhancement con bassa energia, a cui associo volentieri spesso l'ecografia, quindi l'unione di tutte queste caratteristiche contribuisce a definire un sospetto rispetto a una lesione più francamente benigna. Ma rispetto, ripeto, non c'è una semiotica particolarmente fantasiosa in CESM, rientra in quanto già conosciuto. Ancora due domande per lei. Se nella sua esperienza clinica, se le è mai capitato di trovare lesioni multifocali visibili solamente con la CESM? Sì, no, nel senso, sì, capita. Capita anche qua senza una possibilità di effettuare una biopsia mirata,
in poche volte abbiamo dovuto inviare la paziente ad una biopsia RM guidata, che noi non facciamo, quindi dobbiamo proprio mandare la paziente negli altri centri attorno a noi e quindi diventa una gestione un po' complicata. Diciamo che ci siamo imparati col tempo a fidarci dell'esperienza. Come vi ho detto, abbiamo avuto la fortuna, penso, di iniziare a studiare tumori già noti, già grandi, quindi all'inizio abbiamo potuto fare l'occhio su come si presentano le neoplasie già comprovate a livello bioptico e questo ci ha permesso di sapere che gli stessi mammelle venivano poi operate e quindi di fare subito una correlazione tra CESM e poi pezzo operatorio e così ci siamo, come dire, pian pianino rafforzati anche nella convinzione che a volte anche alcuni spot molto tenui di enhancement in una mammella in cui è già comprovato la presenza di un carcinoma, molto probabilmente siano anch'essi noduli satelliti. Ecco. Quindi diciamo che è una questione che capita, anche questa multifocalità, multicentricità richiede di essere caratterizzata. Il dottor Alcantara ci ha fatto vedere dei casi, penso, bellissimi, ecco, di come questo non solo accada, ma sia anche piuttosto frequente. Con la possibilità di andare a effettuare una procedura bioptica agevole, come ci ha fatto vedere, sicuramente ci rincuora tanto adesso di poter dare anche una risposta non solo esperienziale, ma istologica. Ecco. Quindi speriamo di imparare ancora di più. Yes, I just to maybe ask a comment to Dr. Alcantara. The question was if you, in your clinical experience, you had, you found a lesion, a multifocal lesion that are visible only through the CSM. That was the question. Yes, yeah, yes. Honestly, you can see it. It's not like I said. It's at least in 20%, 16 to 25, 30% of the cases, you can find something. What happened is that in some cases, this doesn't change the surgical approach because it's very close or not. The problem is that when it's a multicentric or contralateral disease, so in this case, you have to look at it. In my department, we were doing, I showed in the beginning, less than 7 vacuum-assisted biopsy guided by MRI per year. It was not very easy at all to perform an MRI biopsy in my department. There are lots of barriers, it's very difficult. So what happened is that before the CSM guided biopsy, we was trying wherever we can to avoid MRI guided biopsy. So we were trying to figure out the lesion in the ultrasound guided, or maybe, I don't know, so maybe it could be those microcalcifications, or maybe it could be those that doubtful distortion. So this is a very good way of work, but in the end of the day, it lets you to fail some biopsies, and a biopsy that's not optimally done will lead the patient to at least 15 days of delay, because he has to wait for the histopathology report. You have to check again. So sometimes we were like 1 month performing 2 biopsies. So now with the CSM biopsy, if I'm not very clear that the lesion is that lesion in the ultrasound, so I have the possibility to read easily with the CSM biopsy. So I'm improving the diagnostic process, you know? So the patient maybe with the CSM biopsy, with the CSM and the CSM biopsy, we can make things even faster for the diagnostic process. Yeah, you improve the outcomes and we understood that speed sometimes it's really important. If I start to biopsy everywhere, in everything, this process is going to take for long. Yeah, grazie. Le ultime due domande per la dottoressa Iotti, poi direi di concludere. Una è molto ovviamente avrà una risposta molto rapida. Consiglia l'utilizzo di un iniettore? Assolutamente sì, perché permette di controllare un flusso regolare. Ecco. A mano il mezzo di contrasto è un po' arduo da spingere, quindi o avete dei infermieri performanti oppure rischia di incepparsi un po' l'omogeneità dell'iniezione. Ecco, io assolutamente sì. Perfetto, poi chiuderei con questa domanda.
Che cosa risponderebbe a chi è convinto che la mammografia col mezzo di contrasto è un esame di secondo livello che è fatto o che può essere fatto solo quando c'è un dubbio o nei casi dove il paziente ha sicuramente una lesione? Beh, come dicevo all'inizio, non lo dico io, ma lo dice gente che ci sta lavorando un po' in tutto il mondo, che lo utilizzano in realtà anche come metodo di screening, quando è giustificato, ecco, quindi non in pazienti sintomatiche o in pazienti che devono subire una stadiazione, ma è sufficiente pensare un attimo alle pazienti ad alto rischio, dove già viene effettuata mammografia, quindi l'esposizione a radiazioni ionizzanti c'è, più una risonanza magnetica con mezzo di contrasto. In questo caso, perché non ottimizzare con un unico esame, intervallato dall'ecografia, da altri esami? Quindi ci stanno lavorando in tanti, perché è una metodica rapida e che dà un aumento della sensibilità e della specificità sfacciato. Ecco, quindi ritengo che sia già, ecco, sfuggita di mano questa considerazione, perché chi ha iniziato a utilizzarla, come dicevo, magari per la stadiazione, rapidamente si è accorto della potenzialità della metodica. Poi aspettiamo i risultati di questi studi per vedere se vi è un reale beneficio. I risultati iniziali sono molto incoraggianti, ecco. Perfetto, benissimo. Io direi di chiudere qui, e noto con molto piacere che tantissimi sono ancora rimasti collegati nonostante siamo andati oltre l'ora. Questo segno che la metodica, come dicevo all'inizio, ormai ha già quasi compiuto 10 anni, però ancora riserva tante, molti movimenti, nuovi traguardi da raggiungere. Io ringrazio ancora la dottoressa Valentina Iotti. Thank you very much, dottor Rodriguez Alcantara. I hope you will be able to come in Italy maybe for a workshop or for event face to face. In effetti siamo ancora, come dire, un po' bloccati da questa situazione, speriamo di vederci magari con eventi, attività, dei workshop che possiamo fare proprio con magari l'ausilio anche di stazioni e di altri tools. Vi ringrazio ancora per aver partecipato a questa serie di 3 webinar che abbiamo voluto dedicare all'imaging senologico. Avremo la possibilità di mettere, per chi avesse perso questi webinar, sulla nostra piattaforma G-Cares la videoregistrazione di tutti e 3 questi appuntamenti. Se volete essere aggiornati sulle nostre prossime appuntamenti, potete andare sul nostro sito, dove ha una pagina dedicata alla formazione, potete vedere anche i prossimi appuntamenti, ne abbiamo altri 3, dove dedicati direttamente alle applicazioni in risonanza magnetica. Parleremo di intelligenza artificiale e risonanza magnetica. Grazie ancora, thank you very much again, dottor Alcantara, grazie mille, dottoressa Valentina Iotti, e una buona serata a tutti e a presto.